Il mago dell'Occidente è la storia di Matteo Ricci, gesuita, uomo di enorme cultura, primo cittadino europeo andato in Cina sapendo di essere in Cina. Io mi sono appassionata a questa strana figura. Nel 1981 sono stata in Cina per fare un sopralluogo per un altro lavoro cinematografico che dovevo fare e lì, visitando una scuola, ho scoperto che tutti i bambini sapevano chi era Matteo Ricci, anzi Lima Du, e un'altra volta, visitando un parco vicino a Nanchino, dovevo intervistare un'astronoma, mi sono appoggiata a uno strumento e questa signora mi ha detto: per favore, no, quello è di Lima Du. E allora ho cominciato a appassionarmi e ho studiato per una quindicina d'anni questo personaggio che alla fine del Cinquecento sognava che gli uomini riconoscessero che ci sono tante culture diverse, che ci sono tante civiltà e che questa è una ricchezza e lui ci spiegò che il mondo non è come un'arancia che va fatta a fette per mangiarselo, ma che queste diverse civiltà, diversi modi di vita devono essere rispettosi uno dell'altro. Eh sì, insomma, sono passati parecchi anni e noi ancora stiamo davanti a questo problema: come riuscire a convivere con qualità diverse, con storie diverse, con culture diverse, storie diverse, modi diversi di vita. E mi è piaciuto raccontare la storia di questo grande viaggiatore. Che cosa ho fatto? Ho cercato di rifare il suo viaggio e di vedere come poteva vedere lui una civiltà così diversa e provarne fascino, provarne grande rispetto ed essere curiosi. Forse si doveva anche fare un film su questo, non si è ancora fatto, non lo so se riuscirò mai a farlo, comunque c'è questo romanzo e sono contenta di averlo scritto. Io non so neanche bene, so che fa ridere, qual è il mio metodo, perché ogni romanzo che scrivo è un metodo diverso, dipende dalla storia, dipende... Non ho metodo, ecco.